È pronto? Chiediamo al regista che ha davvero... Sì. Il nostro regista che ha una pazienza davvero favolosa. Grazie. Che colore, ha detto anche il nostro dottore scienze motorie, che colore è un po' più allegro, davvero, sì, è un bellissimo posto. Oh, ti chiamano magari di là, sarebbe bello. Dottore, in scienze motorie, proprio lì nella natura, quindi figurati, i risultati saranno ancora maggiori. Certo. Allora, Marzia, tu dicevi sei nata lì.
Sì, io sono nata lì, questo posto è meraviglioso. Allora, io vorrei fare vedere queste Ecco, bellissime bambole che chiediamo alla regia. abbiamo portato. Questo primo è una bambola che era della nonna di mia madre, Che che ha più di bella! 100 anni questa bambola. Che bella! E quelle altre sono state comprate in Suriname. Con i vestiti folclori, perché questi gone così grande, ingombrante? Perché le donne schiave, quando lavoravano, avevano dei fisici bellissimi E quindi dovevano nascondere. e hanno dovuto, delle moglie, dei padroni, erano gelose perché i mariti si approfittavano e l'hanno detto che si devono vestire in modo tale che non si vede il corpo. E questo è diventato il nostro abito folklore. I cappelli che voi vedete qui, che hanno tutto un significato, sono dei cappelli che uno vuol dire ci vediamo all'angolo, un altro io sono sposato, perché i schiavi non potevano Ecco, ecco. parlare. Allora diciamo che quello è stato un SMS antico, i messaggi davano Quindi così attraverso il tramite, loro vestiario sì, trasmettevano, trasmettevano i messaggi ai parlavano. uomini. Ma Quest'anno sono 150 anni proprio della chiusura della schiavitù. sì. In Olanda andrà festeggiato in un modo Sono pazzesco. 150 anni. E 150 anni io chiedo alla regia, qua quest'anno. dietro abbiamo Allora, delle foto stupende qui proprio al nostro angolo, in più eh. abbiamo dei scrittori che Maristella quest'anno verranno anche qui in Italia, all'ambasciata olandese, per presentare i loro libri. Abbiamo Henry Stephen, che viene dei Coroni, che parla della cultura di vinti, della santeria. Poi c'è Max Sordam, che lui è stato il primo presidente proprio per tutti i carceri in Olanda, però del Suriname. Poi Ludwig van Mueller, che parla sull'indiano, perché lui è un indiano che parla della storia degli indiani, perché loro erano i primi personaggi del Sud America. E poi Walter Bourne, che parla della cultura, parla anche del human touch, diciamo sull'amore, diciamo, dell'ambiente, delle persone, dell'anima. Io ho delle foto qui, anche una foto del 1800, dove vedi tre donne in bianco e nero. Ecco, mostriamo la foto perché è Queste stupenda, tre sì. No, donne che sono sono le tre donne, forse un po' più. tre schiavi, che sono delle schiavi Eccola, del eccola. 1800, che avevano, vedi, già questi vestiario che loro avevano addosso. Questo diciamo che sono delle fotografie inedite, come abbiamo anche lì il palazzo del Suriname, dove ci vive il presidente, fatto Quello in tutto alto, in eccolo. legno. Tutto il legno, che l'attuale Bellissimo. presidente ci vive anche. Diciamo che sono un po' di cose, piccole cose del Suriname per farvi conoscere. Io vado lì il 1º luglio per festeggiare, dopo tanti anni, Questa chiuso di liberazione, questa liberazione, sì, che che noi, sono 150 sì, anni, 150 anni. diciamo dalla schiavitù che E c'era. adesso che andiamo lì, faremo anche vedere questo programma anche di Canale Italia, di Italia Amica, di Maristella, che l'abbiamo dato anche lo spazio, diciamo, a questo 150esimo anno, che altri paesi non lo sanno, No, perché proprio infatti. del Suriname quest'anno sono Guarda, 150 guarda anni Marzia, che c'è la libera. giovanissima. Ecco, Ecco. No, ma noi eccomi. siamo già andati in onda comunque in Olanda, no? Sì. Siamo già andati in onda come Italia Amica, Canale Sì. Italia, Sì. eh? Ci auguriamo che il nostro editore, ascolta cosa stiamo dicendo. Adesso Quindi è una grande pubblicità ritorniamo. anche per Canale Italia, una bella cosa, insomma. Sì. Io Ascolta perché abbiamo davvero poco tempo, ringrazio Marzia. Maristella veramente che mi hai dato l'opportunità No, per poter parlare era di giusto, questo. sei stata qui con noi per due edizioni ed era giusto anche che i nostri telespettatori a casa italiani conoscono e interagiscono con il mondo, perché noi vogliamo comunque, nonostante va come va, un'apertura mentale totale. Noi italiani arrivare nel vostro paese tranquillamente e voi venire in Italia tranquillamente, senza tanti problemi, con le giuste misure, come del resto fai sempre tu che dai Sì. le indicazioni giuste e aiuti anche allo sportello del municipio a Roma, che tu Sì. sempre sei, che direi dove, insomma, Sì. esattamente dov'è, Sempre no? Perché tra l'altro al al municipio municipio 8,
che adesso è diventata Minuscipe 6, che sta sulla Casilina, Tor Bella Monaca, siamo sempre lì ogni martedì e ogni giovedì. Dai, veramente sei bravissima. Sì. Guarda, qui abbiamo un'altra nostra amica che ci sta guardando. Maristella, lascia la scaletta, non è Arbore, ma siamo alla Arbore anche noi, e salutiamo Renzo Arbore, che davvero tutto ciò che noi così, Marzia, sì, possiamo dirlo, che in diretta così ci inventiamo, eccetera, lui è stato il nostro maestro, ecco, davvero in assoluto. Abbiamo la free time, beh, questo te lo passo a te, tesoro. Grazie, la nostra Antonella Ferrari, che anche lei interagisce con tutto il mondo, per la donna nel mondo. Abbiamo un video, riusciamo a 3 minuti, chiediamo alla regia? Fiuggi, 29esima edizione di Fotomodella dell'anno, il concorso per una professione di Mattia Tiraboschi, condotto da Tiglio Romita, ha visto trionfare Yasmin, una bellezza italo-marocchina, e tornerà a settembre per la 30esima edizione. La nostra giornalista nel mondo, davvero inviata speciale. Ma Marzia, dimmi un po', ma sei davvero come il prezzemolo, o come si dice a casa mia, ma sei davvero dappertutto? Quasi, quasi. Quasi dappertutto. Allora, dottore scienze motorie, visto che modelle, queste erano modelle. Queste lo fanno, certo, lo fanno di professione, diciamo. No, fate la professione, ma curano molto il loro aspetto. Certo, ma certo, è da ricordare che comunque, a parte l'aspetto, bisogna anche ricordarsi il lato salute, perché poi essere magari troppo magra o anoressica e stare male, certo, addirittura vogliamo ricordare delle modelle che poi sono morte per l'anoressia, questo è sbagliato, Marzia. Certo, certo. Ecco, ma mostriamo, no, dalla nostra amica in free time, Antonella Ferrari, che salutiamo, ecco, così, perché ciao, questa Antonella, sera non abbiamo l'intervista perché era davvero molto occupata. Bello. Lì siamo free usciti time, anche noi, belle due pagine, sì, adesso usciremo nuovamente. Dove troviamo il free time? Bellissima rivista. E dove troviamo free time? E dove lo troviamo? Lo troviamo dappertutto, nei alberghi, nei primi categoria, a Monte Carlo, negli Emirati Arabi, in tutti gli alberghi super lusso. Soprattutto 4-5 stelle. Sì. Quindi sì, davvero è lusinghiero. Allora, io non voglio dimenticare assolutamente domani sera, appunto, che in rappresentanza anche di Italia Amica, che collabora con questa Italia Music Festival, salutare Rita Speranza, sì, che il suo festival è andato
campionato alla grande, e domani sera, mi raccomando, sempre qui su Canale Italia 84 alle ore 20 va in onda questo festival favoloso, quindi mi raccomando, collegatevi. Poi ecco, stasera non so, l'Italia-Brasile aveva pareggiato? Chiedo alla regia, è accaduto qualcosa di diverso? No. Pronto? Pronto? Si è segnato il Brasile. Ah, 2-1, vabbè, peccato. Insomma, noi abbiamo chiesto, Marzia, ai nostri telespettatori di seguire un po' Italia Amica e un po' il Brasile. Allora, vuoi darci così, guarda, è davvero l'orario tiranno, io guardo così l'orologio anche in diretta. Vuoi darci due consigli veloci? Sì, dottore, allora, consigli veloci sono questi. Allora, cercare di muoversi, lo ripeto, il più possibile, anche nelle piccole azioni quotidiane, mangiare tante verdure, quindi fibre, evitare il più possibile grassi saturi, non l'olio e grassi buoni, vabbè, ovviamente, e quindi niente, cercare di essere sereni, ma sempre muoversi il più possibile. Basta, ecco, quindi una cosa altro. Importantissima, non evitare l'olio. No, perché ci sono dei grassi molto buoni che sono fondamentali, che contengono omega 3, omega 6 e altri nutrienti molto importanti. Quindi non bisogna evitare quasi nulla. I grassi saturi, certamente, possibilmente sì, questo sì. Ecco, certo. Marzia, vuoi dirci allora, qualcos'altro? Sì, io volevo fare dei saluti, voglio salutare Max Sordam di Radio Mart, che questa settimana ti ha promosso la tua trasmissione. Grazie. Tutta la settimana in Olanda, che poi ti faccio avere la registrazione. Questo è bellissimo, sì, grazie, sì. Bacini. Max, grazie. Grazie. Poi ricordare domani il Cantamare, che c'è la finale della selezione. E il 6 di luglio sarò Zagarese. Ah. Poi a luglio, io primo luglio sono a Amsterdam, io adesso saluto tutti i nostri amici che sono in Olanda, che guardaranno poi la nostra Maristella, che guardaranno questa trasmissione, sì, che mi hanno chiesto tutto su Sky, dove si vede, perché in Olanda tutti stavano aspettando per vedere anche la trasmissione. Ecco, io voglio dire una cosa, mi è ricordato una cosa importante, guardate amici, non so se avete fatto caso, ma nei tre special non abbiamo aperto le telefonate, perché davvero il tempo era brevissimo, quindi anche non so se c'era qualche telefonata in diretta, poi naturalmente si perde giusto così tempo, però ricordate che nella nuova edizione da metà settembre in poi, insomma non più tardi di fine settembre, saranno sempre aperte le telefonate, quindi perché io non ho dimenticato che lo spettacolo lo fate voi a casa. E poi ci sarà la sorpresa di un altro bellissimo programma che però vi dirò poi durante la messa in onda di Italia Amica. Questo è importantissimo perché gli amici a casa naturalmente hanno detto guardali adesso Italia Amica, non mettono le telefonate, anche loro si danno dell'importanza, fanno come fanno altri programmi che non vogliamo dire, no, non l'abbiamo messo proprio per problema, essendo special di spazio e di tempo. Allora siamo davvero, credo, ai saluti, purtroppo i nostri 90 minuti sono volati. Io voglio ringraziare i nostri consigli preziosi del nostro dottor Roscio Andrea, che farei una applauso gratitissimo dal nostro pubblico e anche dal pubblico a casa. Ricordarvi domani sera Italia Music Festival ore 20 su Canale Italia 84 e i saluti bacini colorati della nostra Marzia Sedok. Maristella vi dà appuntamento a sabato prossimo alle ore 21 sempre qui su Canale Italia 84. Io sono qui per voi e voi ci siete per me. Lo vedrò sabato, dall'Auditel. Ciao! Andare, andare su e giù, verso il concerto che ancora e sempre sarà. Bello andare e poi vada come vada, ci laureiamo in cultura della strada, città e paesi ci mostrano tesori di capitelli, di rosoni e di...
Previsioni meteo per domenica 23 giugno. In prevalenza soleggiato con clima estivo, salvo isolati rovesci diurni sul basso Appennino. Al nord avvio discreto ma con nuovi temporali in sviluppo entro sera sulle Alpi, in intensificazione serale ed estensione a gran parte del nord, salvo che su Romagna e Ponente Ligure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro ultimi addensamenti in transito nella prima parte del giorno, ma con tendenza a rasserenamento ovunque già dal pomeriggio. Rischio tuttavia per qualche fenomeno diurno tra i rilievi abruzzesi e